Eh sì, vabbè, la solita storia, la musichetta di Mission Impossible, il ragazzo che entra dalla porta, la ragazza che scende le scale in slow motion, i due che si incontrano sul pianerottolo, il fantasma che li guarda e aspetta che registrano la intro, l'elettrocardiogramma, il nome del gruppo in verde fosforescente e bla 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 bla, la solita minestra riscaldata. Tanto, tanto ormai, con lo stampino li fanno. Tipo di do. E hanno anche il coraggio poi di dire, ma chi? Noi. Ma perché ci hai preso? Noi siamo le fotocopie di... sa voi sapete chi? Noi non c'entriamo niente con quel tipo di ghost hunting. Sì, sì. Tentativi di palese emulazioni. Ecco. E basta, vai giù. Sono 4 minuti di intro. Ma come fammo a avere un video sui ghost hunting? O c'è ma avere un film Ben Hur? Dobbiamo guardare un video sul ghost hunting? O dobbiamo assistere alla rimessa in scena replica rievocazione di Ben Hur? Cortesemente, iniziamo. Anche perché siamo curiosi. Voi avete infilato un titolo del genere sulla rete? Addirittura avete chiamato questo video "Abbiamo liberato il fantasma". Io aggiungo pure "Az". E dopo ci venite a... cioè prima ci mettete un hype del genere, poi perdete 4 minuti per fare una caspita intro. Quei fantasmi hanno bisogno di essere liberati, forza, forza. Salve a tutti ragazzi, oggi ci troviamo di nuovo alla villa infestata di pomarance. A posto, iniziamo alla grandissima. Ma infestate da insetti, infestata da vegetazione, fatemi capire. Ma non starete mica di certo presentando quella villa come infestata ufficialmente da presunte entità paranormali che la scienza e l'umanità intera ancora non ne ha ancora stabilito l'esistenza. Spero! Cioè, per il mio fegato, spero! In poche parole, quest'estate siamo tornati qua a togliere il cappio. A togliere il cappio? Ho sentito bene! Azza, cosa diventa interessante? A togliere il cappio! Ma allora quello che state visitando non è altro che un sito storico della rivoluzione francese nella quale i sovversivi venivano impiccati e ghigliottinati! Un cappio! Oppure con maggiore probabilità non è altro che un cappio che qualcuno in precedenza ha messo e poi finto di trovare per inscenare, riprendere, registrare e mettere sul canale qualche contenuto appunto per dare un po' più di olezzo. Olezzo saurico. Alle produzioni che mettete in coppa sti canali di ghost hunting. Io credo più la seconda. Credo più che il cappio sia stato casualmente trovato lì per caso dopo che lo stesso cappio è stato messo per inscenare il teatrino! Aiuto, la statistica è a vostro sfavore! Ma vi rendete... cioè, un cappio! Ma potevate inventarvi qualcosa di più credibile, voglio? Vabbè, dalla parte vostra almeno gioca a favore il fatto che ogni tanto cambiate ambientazione teatrale. Non ci sta sempre la solita... il cassetto che si apre, il letto che si muove, la cosa che... il cappio è una cosa originale, va bene. Vediamo un po' cosa c'entra questo cappio in una seria ricerca sul paranormale. Solamente che vedendo su Facebook e su Instagram abbiamo visto che il cappio purtroppo è stato rimesso su. Fateci capire, quindi ci state dicendo che all'interno di quella residenza abbandonata e soprattutto pericolante, nonché inagibile immagino, c'è addirittura una webcam comunale collegata con il portale Facebook e Instagram del comune attraverso la quale voi avete notato la ricomparsa del cappio? Oppure ci state dicendo che all'interno di quella stessa residenza abbandonata, distrutta, decadente e ripeto, probabilmente inagibile, ci vanno abitualmente persone come state facendo voi ad inventarsi storielle più o meno colorate da mettere poi sui rispettivi canali YouTube di ghost hunting? Insomma, fa la capo, vis? Questo si chiama titubanza, voglio a casa mia. E perché siamo tornati qua? Poche parole, vogliamo approfondire la vicenda di Virginia, visto che considerando che abbiamo fatto delle indagini a casa d'aria. Alt! Fermati! Capiamoci che siamo solo all'inizio, capimmoci! Voi siete tornati all'interno della villa abbandonata per approfondire le vicende di un fantasma che è chiamato Virginia, che voi avete contattato... contattato? Nel corso di una ricerca fatta all'interno di un'altra abitazione, lontano geograficamente da questa villa abbandonata, e guarda caso questa abitazione è di proprietà di un membro del team, della ragazza in particolare che adesso è con voi. Az! Non sapevo che adesso i fantasmi funzionano anche in modalità wireless, o aiuto! Una delle presenze che si trovava a casa sua, sappiamo adesso il nome, sappiamo come è morta in questo posto, sappiamo chi è stato a portare Virginia a suicidarsi, ovvero col cappio. Alla faccia dell'FBI! Sono arrivati i Marines! Porca miseria! Ma io mi chiedo, che cavolo paghiamo a fare l'esercito? Conte, non devi... tu stai perdendo tempo e denaro. Perché paghi l'esercito? Perché paghiamo i carabinieri, la polizia? Perché?
Lo Stato dovrebbe assumere solo Costanter. Tutto Costanter, esercito di Costanter. Immaginatevi un enorme esercito di Costanter che corrono, suonano la tromba col pennacchio. No, aspetta, chi è nel bersagliere? Comunque, un esercito di Costanter che corrono e vanno a investigare in tutta Italia. Ma ti rendi conto quanti soldi risparmieressimo? Noi in Italia avevamo questo potenziale investigativo e nemmeno lo sapevamo. Ma ci rendiamo conto? Stiamo perdendo tempo con le forze dell'ordine. Non servono tutti i Costanter. Pure i Costanter a cavallo, i Costanter in motocicletta. E comunque così ad inizio video già vi abbiamo sgamato nell'intento, vai giù. Senza pudore, senza, ormai è senza pudore. L'ultima volta che siamo stati qua abbiamo purificato l'ambiente. Azz, pure ditta di pulizie per le sanificazioni. E bravi ragazzi, così si fa, prendete esempio da questi ragazzi. In periodo di Covid bisogna reinventarsi al lavoro. A tutti i commercianti, se avete bisogno per la vostra attività commerciale, per il vostro negozio, di una sanificazione, però mi raccomando, devono essere negozi abbandonati. Attività abbandonate, sennò non funziona, perché i ragazzi sono specializzati in posti abbandonati, preferibilmente inagibili e pericolosi, da quello che si vede dalle produzioni. Comunque, se avete un'attività commerciale abbandonata, pericolosa e inagibile, i ragazzi ve la possono sanificare, fanno pure sanificazione. Hai capito un po'? Siamo molto attrezzati, abbiamo una nuova strumentazione, a portata di mano. Ottimo ragazzi, finalmente aria fresca, nuova strumentazione, non ce la facevamo più a vedere tutti questi Costanter con queste radioline che captavano, stazione radio ad cazzum, tutti questi Costanter, questi K2 con i vestiti cambiati, con i nomi cambiati, che a ogni minima variazione di campo elettromagnetico urlavano al fenomeno paranormale, non ce la facevamo più, bravi ragazzi. Fateci vedere questa nuova strumentazione, non vediamo l'ora. E vorremmo non vedere solo quella, ma purtroppo mi avrei pure sti video. Non vediamo l'ora. Sicuramente otterremo qualcosa in più, quindi... Sicuramente. Fatemi capire una cosa. Quindi in un campo ancora sconosciuto alla scienza per un buon, diciamo, 100%, 100%. Voi avete la certezza di andare, come si suol dire, a botta sicura quando fate un'indagine, un'investigazione, quella che voi chiamate investigazione? Ah, ma aspetta, forse ho capito male io. Voi intendevate che dovete trovare per forza qualcosa perché non potete tornare a casa a mani vuote senza nulla poi da mettere sul canale. Questo volevate dire. Cioè, nel senso, per questo voi per forza da trovare qualcosa. Dovete tirar fuori questo coniglio dal cilindro, anche se il coniglio non esiste e il cilindro è nient'altro che una casa abbandonata, decadente, pericolosa e, sottolineo, inagibile. Stiamo purificando l'ambiente, ragazzi. Ah, ma l'incenso! E che mi ha fatto credere la ditta di pulizie? Cioè, voi purificate, sanificate nel senso con l'incenso? Tipo fasmafobia, azz, proprio professional. Ormai si è persa proprio completamente la cognizione della differenza tra videogame e realtà. Chi si sa, tipo fasmafobia con l'incenso a sanificare. Andiamo avanti. Dicevamo, la sanificazione con l'incenso. Allora, non siete una ditta di pulizie, siete dei sacerdoti, dei mitrandir, tipo Gandalf. E quando eravamo giù, io ho sentito proprio un dire una parola. Chi è? Ehi, chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino. Non mi capita mai di sentire qualcosa all'orecchio nudo, proprio così nitido voce. Ah, ma quindi allora te l'hai detto proprio nell'orecchio, dal vivo, nella realtà. Azz, ma allora non sei neanche un sacerdote, cioè non sei né una ditta di pulizie, né un sacerdote, sei un contattista. Sei un Giovanni d'Arco moderno. Ragazzi, tra poco ci siamo, sta calando il buio. Abbiamo già attrezzato tutta la strumentazione. Che sarebbe? Abbiamo già attrezzato tutta la strumentazione. E abbiamo già visto... Pardon, non si può sapere. Colpa mia che ho chiesto troppo, perdonami. Che è il nostro RF, che è illuminato un paio di volte. Mentre noi stavamo parlando. RF, si è illuminato un paio di volte. Vai giù, voi mi fate cadere il cuore nelle calze, o cuore in decazzetto, come si dice da me. Ma allora non ditemi che stu RF è l'ennesimo K2 travestito col nome cambiato semplicemente per renderlo più figo. Faccio un esempio pratico, così ci capiamo tutti. Metti caso che un giorno il signor Gennaro decide di cambiare etimologicamente sesso, va all'anagrafe e si chiama Patrizia, ok?
Se tu incontri sul campo di battaglia il signor Gennaro, che adesso si chiama Patrizia, che casualmente mettiamo che ha perso l'armatura, quindi è completamente visibile, guarda che il signor Gennaro, nonostante adesso si chiami Patrizia, resta sempre il signor Gennaro, soprattutto in determinate parti del corpo del signor Gennaro. Se tu guardi in basso il signor Gennaro rimane Gennaro. Cadu chiam Peppo Ondun, cadu chiam Peppo Circhi, lo fa tenere nero, in questo caso è giallo giallo, arancione arancione o è rosso rosso, com'è che in base alla variazione del campo elettromagnetico. Lo puoi chiamare come cacchio ti chiam, rimane sempre un K2, ergo un misuratore di variazioni di campi elettromagnetici che all'interno dell'investigazione sulla ricerca in ambito paranormale va preso con le pinze e va usato esclusivamente da esperti di settore in ambito elettronico o comunque elettrico in generale, a mio avviso, a mio avviso. Ho già acceso Lady. Bene, Lady, che sarebbe? Troppo che io aspettavo ancora proprio il buio buio e iniziamo l'indagine. Mi fatta nata vota. Non si può sapere neanche adesso. Vabbè, magari lo scopriremo dopo, Crestu Edi. Non lo so, sarà Lady Guerrero, Lady Cavani, le diciamo che è tutta una stronza. No, vogliamo già iniziare a fare qualche domanda, visto che è già tre volte che si illumina. A posto, a posto, a posto, che poi prendi il supposto. A posto, se prima avevamo qualche dubbio, adesso ce l'avete letteralmente tolto. Non è altro che l'ennesimo K2 travestito in un altro modo, con il nome cambiato per renderlo più figo. Figo, figo, figo. Dio, Dio delle città e dell'immensità, se è vero che ci sei, fai qualcosa. Quando vedi queste cose, Dio, fai qualcosa. Mi potete avvicinare a quel letto, per favore? Aiù, fammi capire. Ma esattamente chi si dovrebbe avvicinare a quel letto? Che in questa casa ci sei solo tu e l'amica tua. Sta registrando dei valori: temperatura, campi elettromagnetici, atmosfera, quindi umidità. Oh, guarda. Alla faccia del bicarbonato di sodio! Ma sto cosa è una stazione spaziale meteorologica! Ma io mi chiedo perché Elon Musk ha investito miliardi di dollari per creare un qualcosa che già sulla Terra era presente e bastava prendere una cosa e lo mandava in orbita spaziale. Ma perché ha dovuto creare il Dragon, il Lion, il Tiger? Ma pigliava su RF, pigliava una fionda, lo lanciava in alto e faceva tutto l'RF. Ma una domanda pratica, voglio, ma questo coso che tenete in mano, tra tutte le cose che fa, premesso che almeno una la riesca a fare bene, ma io ho dubito. Dicevo, per caso sul giocattolino che ci avete in mano fa anche le ricariche della Wind? Dimmi di sì, ti prego, perché siamo sotto Covid, hanno chiuso i tabaccari, io non so dove devo ricaricarmi la ricarica della Wind, perché oggi scade la promozione. Come metto un video sul canale che la promozione è scaduta? Fatemi sapere se fa pure ricarica, che eventualmente lo compro anche io. Virginia, vieni qua. Se ci sei, Virginia, per favore. Patricia Jones, se sei in questa stanza, dacci un segno. Patricia Jones, se sei con noi in questa stanza, dacci un segno, per favore. Ma sto cacchio i cost box su Fasmofobia non funziona mai, non si capisce come funziona. Eri tu prima che hai detto chi è? Porca no, miseria, credo. Porca miseria, porca miseria. È pronto il caffè? Io sapevo che questa attrezza faceva anche il caffè. Porca miseria! Perdonatemi, ragazzi, prima nel riassumere i punti che vi distinguono, che vi distinguono totalmente dai vostri mentori maestri, avevo dimenticato l'uso del porca miseria. Avete ragione, avete ragione. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, ai Costander quello che è di Costander. Porca miseria. Vogliamo solamente parlare con Virginia, non e con nessun altro. Amica mia, vieni verso di me, anche se non c'è il distanziamento, ma tanto siamo lontani. Vieni verso di me, Conte non dice niente. Io non vorrei distruggerti un'aspettativa e infrangerti un sogno con tanta violenza, ma per adesso tu stai parlando solo semplicemente con una scatoletta cinese, probabilmente cinese. Ha il suo perché, cioè non l'ho ancora capito, ma credo che da qualche parte nella psiche umana questa cosa che state facendo devi avere per forza il suo perché. Perché altrimenti veramente non ha senso, non ha senso. Non sei Virginia, vero? C'è qualcun altro qui, vero? Perché adesso questo cambio di programma così violento e inaspettato? Fatemi capire perché! Ma soprattutto su quali basi si fonda questo quesito? Perché? Ma forse la base è l'illuminazione casuale e molto probabilmente fatta a comando di uno strumento che avete in mano, del quale non disponiamo assolutamente, di una scheda tecnica certificata dal produttore. Queste sono le vostre basi. Azia, ma buono. Che senso? Fuori da vomitare. E come ti capiamo, compagna mia, come ti capiamo? Siamo un sacco di persone che ti capiamo. Pensa che anche a noi viene da vomitare. Io, ad esempio, se potessi vomiterei l'intero fegato o quel che rimane guardando sti video. L'intero fegato. Ma va a prendere lo strumento, vai. Oh, Villa!
Giusto, giusto, riperdonatemi, dimenticavo. Brilla, brilla. Allora, io credo che a questo mondo non abbiamo proprio dimenticato nulla dei famosi punti che ci accomunano, no? È zero, credo, credo. Ho la pelle da questo corpo, soprattutto dietro. Come se fosse Antani, immagino. Ma a destra o a sinistra quella cosa là? Quella cosa là. Sì, ma c'è qualcuno per forza. Ma anche se gli altri non si illuminano, però... Ah, ok, quindi praticamente il solo elemento che prima poteva essere una prova a favore della tesi paranormale, ovvero il fatto che nello stesso momento diversi strumenti che dovrebbero in teoria fare le cose diverse, ma questo non è il caso vostro perché abbiamo visto che la vostra stazione spaziale fa tutto e fa una ciabaga. Quindi nello stesso momento diversi strumenti che dovrebbero fare cose diverse segnalano la stessa anomalia nello stesso momento. E voi, quest'unico principio a controprova, a prova del nome della tesi paranormale, lo eliminate proprio così, senza sentimento, dicendo che basta semplicemente che un unico strumento su 3 o 4 buttati su un letto abbandonato rinda una casa fatiscente e probabilmente inagibile, lo continuerò a sottolineare finché non finisce il video, basta che un solo strumento su 4 o 5 dia un remoto probabile segno di alterazione, ripeto, tranquillamente ripetibile anche con volontà, manualmente, quindi fatta apposta, basta questa cosa qui per urlare alla tesi paranormale. No, ma io voglio vedere con quale faccia poi eventualmente verrete qua sotto al video a commentare. Io voglio vedere con quale faccia, con quale coraggio, con quale stomaco voi verrete qua sotto a commentare. Vieni lì, vieni lì. Quello è tarato, è settato bene, cioè la modalità sensibilità che lo può regolare. Non c'è niente che faccia interferenza. Rispetto a questo strumento qua, quello riesce a ricevere più energia. Ma ti rendi conto di cosa stai dicendo pubblicamente, Wayu? Ti rendi conto del fatto che dopo queste affermazioni chiunque guardi il vostro video è autorizzato al 100% a chiedervi quantomeno dettagli tecnici sulla componentistica degli strumenti utilizzati, delle modalità di taratura, dei grafici che indicano tutte le variabili di sensibilità, degli spettri di competenza all'interno delle specifiche rilevazioni. E ripeto, io vorrei proprio vedere con quale faccia eventualmente poi venite qua sotto a commentare il video. Ti è piaciuto il gesto, Virginia? Che abbiamo fatto per te? Lo posso fare anche un gesto? Piccolo, un gesto piccolo. Basta un solo dito, basta un solo dito. Piccolo, e dai, dammela una soddisfazione ogni tanto. Ma non c'è mai una gioia in questa valle di lacrime e di video. Ti è piaciuto il gesto che abbiamo fatto per te? Quello di togliere il cappio, di portarti dei fiori? Sì. Davvero, ti è piaciuto quindi? Ripeto. Ripeto, su quale base si attribuisce una risposta immaginaria all'accensione di una spia luminosa proveniente da un misterioso, magico e mistico, appunto, attrezzo multifunzione? Su quale base? Virginia, ma tu quando ti sei tolta la vita, ma eri incinta? E vai, miglioriamo questa insalata di riso fantasy inserendo anche un misterioso, mistico e magico a presunto aborto fantasma. Così, ad cazzum. Sì, guarda, mi viene a piangere anche a me. No, ragazzi, cioè, per noi è emozionante perché... Ecco cosa mancava! Io sapevo che ci mancava qualcosa! La parte sentimentale strappalacrime che attirerà un sacco di commenti carini e coccolosi al di sotto di questo video pieno di fuffa e stercosaurico. Questo mancava. Cioè, questo strumento, lo strumento anche il cappatoio, non si illumina. Ho sentito bene, l'hai detto tu, L'hai detto tu che è un K2. Risentiamo. Tu anche il K2, non si illumina. Tu anche il K2, non si illumina. Sei in paradiso, stai bene adesso? Sì. In paradiso, sto bene. E io direi che su questa affermazione è meglio chiuderla qua e iniziamo a trarre un po' di conclusioni a tutta questa storia. Oddio. Allora, in questi casi mi vengono in mente tutte le volte che al di sotto dei commenti io leggo: ma perché parli sempre delle palesi interpretazioni teatrali? Ci stanno un sacco di gruppi in Italia che fanno ate simili. Avete ragione, avete pienamente ragione. Sul mio canale ne troverete almeno una trentina, con questo gruppo almeno 31, se non lo contate male, di diversi gruppi che però nascono, crescono e a volte muoiono, in alcuni casi muoiono nel senso figurato, se chiudono il canale, nascono, crescono e muoiono allo stesso modo. Con lo stampino a Meet Prim, in stile di Do. Per quanto riguarda questo gruppo, mi sono arrivate, come per altri gruppi di cui tratteremo sicuramente nei prossimi mesi, valanghe e valanghe di segnalazioni tra divertite, disgustate, ironiche. Quello che posso dirvi io è:
tutto ciò che vediamo all'interno di video come questo, ma ce ne sono milioni sulla rete oggi. È esattamente l'opposto di quello che dovrebbe dare credibilità a una seria ricerca sul paranormale. E ci credo che poi esistano degli organi, degli organismi, delle associazioni, delle autorità che hanno tutto il diritto di dire che in Italia il paranormale è trattato ad gazzum, e finché noi avremo questi soggetti che propongono e spacciano questo tipo di modus operandi come una ricerca seria, tecnica, scientifica e dettagliata in ambito del paranormale, questi soggetti avranno tutta la mia stima e il mio appoggio, perché non possono mai avere torto se in Italia abbiamo questi elementi, a meno che questi stessi elementi non dichiarino pubblicamente, e fosse a vota buona che succedesse una cosa del genere, che tutto ciò che portano ed è esclusivamente una tecnica, ma non direi di reagire, una tecnica di spettacolarizzazione per portare dei contenuti, ovviamente scritti a tavolino, falsi. E no, non è un termine offensivo il termine falso, un termine artefatto sul proprio canale. Perché lo chiamate tecniche di raggiro? Sono tecniche che vengono emulate da un punto di vista di marketing. Quando tu vedi che una tecnica funziona, che porta al tuo canale quello che a te interessa, ovvero non una vera passione, ma i numeri, quando vedi che qualcuno che fa i numeri utilizza determinate tecniche, tu cerchi ovviamente di emularle, non cerchi di dare originalità all'interno del tuo prodotto, non cerchi di scendere anche nella parte noiosa della ricerca, pur di dare alito, pur di dare voce alla tua passione, tu cerchi semplicemente di emulare con lo stampino quello che vedi da altre parti. Quindi cosa serve? La solita intro fatta con le solite scenette: il ragazzo che entra, la ragazza che esce, che scende dal pianerottolo, si incontrano, ripeto, lo slow motion, la musica di Mission Impossible, tutte queste cose carine, l'elettrocardiogramma che non deve mai mancare, la scritta, mi raccomando, in verde fosforescente, perché per amore di, non se mai la fate giallo, la fate rossa, non funziona a destra, verde fosforescente, perché verde è il colore del paranormale. No, in realtà verde, sapete che cos'è? Verde è un po' richiama alla filmografia fantasy, che faceva riferimento alle aliene degli anni 80, dalla quale poi è nato questo alone di mistero che oggi ci stiamo portando nella realtà e che con la realtà purtroppo si confonde, ma fortunatamente al mondo esistono tante persone che fanno una sana distinzione tra il verosimile e il falso. Queste cose qui non sono neanche verosimili, non dico siano vere, perché per amore di non c'è nulla di vero all'interno di qua, ma non c'è quasi nulla neanche di verosimile, e sono tendenzialmente tutte false queste prove, o meglio, più che false, sono prove inscenate, sono belle spettacolarizzazioni, magari sono dei prodotti, non dico cinematografici perché ho rispetto per il cinema, ma di intrattenimento finto, artistico, ma che con la realtà non c'entrano un emerito cazzo. Niente. E quindi ribadisco, è inutile che poi venite qua sotto a dire sì, ma tu non ci credi, sì, ma perché dici queste cose? Allora, tutto quello che avevamo da dire, tutto quello che io avevo da dire, l'ho detto all'interno del video, prendendo punto punto ogni dettaglio particolare che a noi puzza, ma puzza tantissimo. Quindi, se avete intenzione di venire qui sotto a commentare, prima di tutto munitevi di schede tecniche, grafici, metodi di taratura, voglio vedere le variazioni delle sensibilità dei vostri strumenti che utilizzate, datemi dei riferimenti delle aziende alle quali io posso chiedere schede tecniche e con le aziende stesse confrontarmi sull'applicazione di questi strumenti in ambito paranormale. Ditemi per favore in che modo si potete mettere in relazione così ovvia, così scontata, il presunto fenomeno paranormale con le attrezzature che utilizzate, e ditemi per favore, vi prego, ditemi quando nasce, dove nasce la vostra passione in ambito paranormale, perché voglio, non è oggi, non è ieri, non è l'altro ieri, sono anni che le persone segnalano video come questi. Quindi, per quanto ci possano essere pecoroni che credono che tutto ciò possa essere vero, fortunatamente il 95% delle persone sane di mente a questo mondo si rende conto dell'artefatto che nasce al di dietro di queste bellissime produzioni interessanti, molto scenografiche e di certo molto coinvolgenti produzioni YouTube, che però a mio e ad avviso di tantissime persone andrebbero ufficialmente dichiarate come tali. False artefatte messe in scena con una certa recitazione, perché bisogna anche essere bravi per recitare certe parti, e molti lo fanno veramente molto bene, tanto di cappello, ma ripeto, non emulate ciò se volete fare ricerca sul paranormale. Non emulate a prescindere, perché voi andate contro la legge, non si entra in luoghi abbandonati, non si entra in luoghi dove vengono eliminati prima di fare il video degli impedimenti, degli accessi. Non so se è il caso di questo video, quindi non usate questa frase come espediente per commentare questo video. Vi ripeto, se volete commentare questo video, munitevi prima delle cose che vi ho chiesto, altrimenti ve le richiederò tranquillamente nei commenti. Quindi non emulate queste cose, che nel 90% dei casi sono palesemente illegali. E quindi, se vi è piaciuto il video, mettete like, iscrivetevi al canale, condividetelo con i vostri amici, e noi come sempre ci vediamo forse sempre, se il mio fegato me lo permette, al prossimo video. Ciao.